Catania partecipa, non è la prima volta a questa iniziativa, siamo tutti pedoni, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di inculcare alle nuove generazioni, quindi ai nostri figli, ai nostri nipoti, l'idea che per muoversi non bisogna soltanto prendere la macchina, ma si ci può muovere benissimo a piedi o con la bicicletta. E soprattutto questa manifestazione è la seconda che viene fatta a Catania, che viene denominata Siamo tutti pedoni, proprio per ricordare che tutti noi siamo pedoni, e anche se siamo automobilisti un piccolo tratto di strada lo facciamo sempre a piedi, quindi è importante che tutti rispettino le regole e quindi che ci sia più, come dire, è un modo diverso per intendere la città, che non deve essere a misura di automobile ma deve essere a misura di uomo. Non a caso partecipano numerosi ragazzi. Certo, partecipano i ragazzi, come dicevo prima, perché proprio sono loro che dovranno poi vivere la nostra società, e quindi è giusto che loro siano, diciamo, coloro che veicolino meglio queste idee. Fra le altre cose, questa manifestazione è stata collegata a un piccolo concorso, 5 idee per muoversi e vivere meglio la tua città. I ragazzi sono stati invitati a fare un piccolo componimento, 5 idee, dove potevano esprimere quali potevano essere le loro idee per migliorare la nostra città, per viverla meglio. Il premio simbolico chiaramente sono stati 4 abbonamenti mensili al nostro trasporto pubblico, all'Enti. È anche una giornata di riflessione per ricordare tutte quelle vittime che hanno perso. Certo, soprattutto per ricordare le vittime che ogni giorno purtroppo sulle strade italiane perdono la vita, e quindi dobbiamo noi avere più rispetto per noi stessi e per fare in modo, appunto, che rispettando le regole possiamo evitare queste stragi che si perpetrano sulle nostre strade.